Santiago Vacca, coordinatore provinciale di Forza Italia, è stata comunque combattuta fino all'ultimo momento. Il risultato si è comunque contato, come si dice in termini sportivi, sul filo di lana per un pugno di voti. Un bilancio di questa minima differenza? Ora bisogna un po' vedere anche posteggio per seggio come è andato, bisogna fare quell'analisi numerica. Sicuramente noi siamo partiti col vantaggio perché avevamo alcune centinaia di voti di vantaggio e quindi un po' ci si contava di mantenere questo vantaggio. Questa città è una città che è stata alternativamente governata dalla destra e dalla sinistra. Ne venivamo da un governo di sinistra, visto anche il risultato delle europee che sicuramente ha dato almeno un boost nella prima tornata, questo contavamo di mantenere l'inerzia. Purtroppo non è bastata, abbiamo perso poi per 250 voti, molto pochi, però insomma che ci è una lezione e dobbiamo evidentemente lavorare meglio per il futuro per cercare di conquistare questa città.